La resistenza non è finita con il 25 aprile, ma è un impegno continuo. Anche oggi siamo chiamati a difendere quelle libertà che altri hanno combattuto per ottenere. La resistenza ha molte forme e io oggi ho deciso di raccontarvi la resistenza vissuta in una terra lontana da quella dei partigiani, ma vicina a loro negli ideali, la mia Sardegna. Pochi mesi dopo la liberazione, che in quella terra purtroppo non era ancora raggiunta. Lo faccio con qualche pagina di questo libro, scritto dal fratello di mia nonna, che ha vissuto in prima persona, sulla sua pelle quelle storie. Queste e altre cose succedevano ad Ardauli, ma il popolo non poteva reagire. Non aveva le forze né il coraggio e doveva subire con umiliazione e sottomissione. Di queste e altre cose noi reduci parlavamo nelle nostre riunioni. Nonostante la depressione fisica e morale, non ci sembrava vero che ad Ardauli, con la guerra ormai finita, si riuscisse a far cambiare le cose. Ci chiedevamo se dopo tanti sacrifici, dopo anni di sofferenza, era giusto subire e sottostare ancora al volere di quelle persone, oppure ribellarci e combattere per sradicare una volta per sempre questo sistema mafioso che si era instaurato come una piovra, cercando di soffocare tutti quelli che non erano d'accordo. A noi il coraggio non mancava, ma quella era una lotta tutta diversa. Occorreva in primo luogo avere delle amicizie politiche in alto loco, ma noi di politica non conoscevamo nulla e amici non ne avevamo. Venimmo a sapere però che in altre parti gli uomini che si erano resi responsabili di azioni come quelle fatte a noi erano stati epurati e in alcuni casi anche denunciati al tribunale. Nelle città esistevano i comitati di liberazione, specie di tribunali formati dai dirigenti di nuovi partiti politici, ma noi non conoscevamo nessuno. Non potevamo neanche rivolgerci alla prefettura o ai tribunali. Perché in quei luoghi non mancavano certo gli amici dei signorotti, amicizie coltivate anche durante le battute di caccia che erano sempre frequenti nel nostro territorio. Anche l'operazione per la nomina del reggente podestà a sindaco di Ardauli dopo la sconfitta del fascismo avvenne per via delle amicizie che costoro avevano in prefettura, nonostante esistessero i comitati di liberazione. Pensammo che l'unica cosa da fare era che anche noi dovevamo darci un'organizzazione politica, dovevamo creare la sezione dei combattenti e reduci. Per farlo occorreva avere una sede dove fare le riunioni e non discutere in strada nella periferia del paese, come avevano fatto fino allora in Lucura e in Laccos. Il locale si sarebbe potuto trovare, ma i soldi per pagare l'affitto non li avevamo. Fra i compagni di alcuni non c'era da fidarsi, perché a sentirli parlare sembravano essere tutti d'accordo, ma quando si doveva parlare di cose serie c'era sempre qualcuno che poteva riferire ai signorotti. Se erano scoperti i nostri piani, loro avevano in mano tutto: autorità locale, prefettura, questura e tribunali, mentre noi non conoscevamo nessuno. Se le cose non fossero andate bene, saremmo andati a finire in galera per sobillazione e per istigazione di popolo alla rivolta. Con i compagni ci incontravamo ogni sera e fino a tardi restavamo a discutere dei problemi che ci riguardavano. Eravamo in pochi a essere convinti dell'organizzazione da costruire. Ce n'erano molti che ci stavano vicino ed erano pure tanti, ma le cose principali le discutevamo in pochi. Certo, l'impresa non era facile, ma mi sentivo bruciare dentro. Sembrava che dovevamo affrontare e combattere con lo stesso spirito di corpo che avevamo in guerra. Quella cricca mafiosa che da tempo teneva sotto torchio la popolazione proprio non la sopportavamo. Non potevamo tirarci indietro, dovevamo affrontare la lotta assumendoci ogni responsabilità che questa comportava, al fine di riscattare la giustizia sociale. Era come se una voce mi chiamasse e mi dicesse: "Non tornate indietro, andate sempre avanti per il bene del paese". Da solo riflettevo e pensavo anche alle conseguenze. Sentivo che dovevamo agire studiando bene le mosse in modo che tutto andasse per il meglio. Anche per noi era venuta l'ora di fare una scelta politica, anche se di partiti non ne sapevamo nulla. Però sapevamo che in tutta la zona, anche nei piccoli paesi, stavano nascendo sezioni di vari partiti democratici. Per
Pensammo che questi erano indispensabili per affrontare con maggior chiarezza la nuova democrazia e la giustizia sociale che il regime aveva soffocato per oltre 20 anni.